Giovedì 19 agosto siamo in Galleria del Corso e questa alle nostre spalle è la fila per l'acquisto del biglietto del concerto di San Giovanni. Andiamo a sentire. Buongiorno signora, lei è la mamma di qualcuno? Di chi è la mamma? No. Allora, voi state accampate qui da stanotte? Sì, da stanotte no. E loro dalle 5? Dalle 5:40. Ma dalle 5 di stamattina? Sì. Tutto a posto, sì, serve una bottiglietta d'acqua. Speriamo bene. Allora aspetta, ricomincio da te, ma vabbè, l'hai conosciuto suoi amici, immagino pure tu, questo artista? Sì, sì, da amici. Senti, è il primo concerto che vedi? No, no, anche l'anno scorso altri concerti. Ma di questo costo del biglietto che qualcuno dice troppo alto perché è stato il contributo del comune, che ne pensi? Per altri artisti che comunque mi piacciono di più costano di meno, invece San Giovanni molto costa troppo. Però sei qui. Sì. Beh, mi raccomando, cioè. No? Sì, sì. Cioè non è che qualcuno ti passa male. No, no, no. Ci manca. La signora con i numeretti. La signora con i numeretti. Sì. Tu uguale, biglietto un po' troppo alto, però se spende. No, vabbè, è una cosa che fanno a Terni se può fa. Tanto chi paga? Mamma. Saluta a mamma. Saluta a mamma. Senti, che numero ci avete di... Io l'uno. Noi numero 3. Ah, numero 3, facciamo... Io l'uno. Ah, questo è l'uno. Perché il numero... Perché si arriva... mia madre è il numero 2, sa l'uno. Adesso vado pure dalla mamma, eh. Senti, la canzone preferita... No, scappa via. La canzone preferita di San Giovanni. Tutta la notte. Brava, brava. Tutta la notte, proprio, perché sei rimasta qui tutta la notte. Tu? Sì, anche per me. Pure tu. Beh, va bene. Belle sveglie, mi raccomando. Vado dalla mamma. Buongiorno, no, beh, lei da qui anche dalle 5? Sì, 5:50 siamo qua. Una passione per San Giovanni o per le figlie? No, solo per amore delle figlie e basta. Anche lei va al concerto? No, 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 vanno da sole, io il concerto no. È la prima volta che vengo qua a fare una fila per un biglietto, insomma, ecco. Lo faccio solo per amore delle ragazze e basta. Sì, da questo biglietto qualcuno dice troppo alto perché c'è stato il contributo del comune. Che dice lei? Che ne pensa? No, non, per me non è un problema, nel senso sì, potrebbe anche risultare alto, ma lo facciamo principalmente per fare anche un modo per far uscire un po' questi ragazzi dopo un anno di crisi, penso che se lo meritano, un giorno di divertimento, ecco, tutto qua. Grazie. Prego. Ci spieghi come nasce la passione per questo giovane artista? Allora, in realtà lo prendo per me e mia sorella, che ha 10 anni e insomma va pazza per San Giovanni, quindi accompagno lei in realtà. Quindi è il primo concerto che tu e tua sorella è andata a vedere? No, abbiamo visto quello di Armal Metal insieme, 2 anni fa. Sì. Quindi questa polemica sul costo del biglietto troppo alto perché c'è stato anche il contributo del comune, che ne pensi tu? Hai sentito qualcosa? Sentito, ho letto, sì, col fatto che c'è stato anche il contributo del comune, effettivamente alto. Come artista in quanto tale per me è giusto, ecco, il biglietto 35 euro come tutti gli altri, ne vale insomma. Poi è chiaro, ci stanno tanti bambini, tante famiglie, quindi portarli tutti quanti non è facile, questo sì. Buon concerto. Grazie. Ciao. Anche tu per San Giovanni in fila? No, io no, io accompagno lei per i biglietti. E la sorellina? Sì, sì, sì. Quindi tu non ci vai? No, io no, io no. Senti, 35 euro il costo del biglietto, qualcuno dice un po' troppo alto, che ne pensi? Io sono d'accordo perché comunque, per quanto possa aver avuto successo, comunque è un artista che è uscito da poco, quindi secondo me 35 euro è un po' eccessivo, però comunque... non possiamo farci niente, è così, quindi... Ti guarda male la sorella. Te lo compri qua? Il biglietto, sì, 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 sì. Beh, anche il regalo per compleanno, quindi... Ah, beh, no, tanti auguri. Grazie. Buon concerto. Grazie. Buongiorno signora, è qui con sua figlia? Sì, sì. Ma va solo sua figlia al concerto oppure lei? Ci vado pure io. Canto pure io. Senta, ma questo artista come l'ha conosciuto? Immagino in televisione. Siamo sempre amici, quindi lei è patita per amici e per la fidanzata di San Giovanni. E quindi mi tocca, insomma. È il primo concerto dopo parecchio tempo, no? Di restrizioni. Oh,
che faccia bene anche per questa pandemia, anche questo concerto ci aiuta anche un pochino per stare un po' in allegria e per far divertire anche loro che hanno un'età che secondo me comunque devono tornare un po' alla normalità. Qualcuno dice costo del biglietto troppo alto perché c'è stato anche il contributo del comune, lei che ne pensa? Un pochino alto è, però visto per loro dopo si fa tutto, quindi in qualche maniera bisogna portarceli, quindi per farli contenti. Non è che voglio far cambiare a mamma, eh? No, no. Senti, ti piace San Giovanni, sì? Sì, tanto. Qual è la canzone preferita? Malibu. Malibu. Andate anche voi al concerto? No, purtroppo no. No, a parte scherzi, no, no. Va bene, grazie. Per le figlie? Per le figlie. Troppo alto, 35 euro il biglietto, che ne pensa? Vabbè, io sono stata, l'ho portata a vedere Violetta con 70 euro, quindi 35, vabbè. Invece lei un concerto che si ricorda, che ha fatto una pazzia magari un po' d'anni fa? Allora, io amo andare a vedere Jovanotti, Vasco Rossi, vabbè, Vasco Rossi l'ho visto a Roma, a Terni quando è venuto. Però grosse pazzie proprio da ragazzina, no, noi eravamo più comunque giù. Casalì, ma sì, va bene per i giovani, prego. Sta qui per sua figlia o per lei pure? Per mia figlia. Ci va lei al concerto? No. 35 euro, qualcuno dice il costo del biglietto è un po' troppo alto perché c'è stato anche il contributo del comune, lei che ne pensa? Facciamo contenta la figlia. Lei? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Da che ora state qua in fila con mamma? Le 11 e un quarto più o meno. Qual è la canzone preferita? Hype. Come? Hype.